segnato i 25 pari. Adesso secondo tiro dalla lunetta ed è subito su due figure per Deschamps. Cooper, primo quarto assolutamente intenso con la Castellanova, che è andata avanti anche di più 12, ma subito il ritorno dei Salentini che hanno prima pareggiato e poi chiuso il primo quarto avanti di un punto. Adesso in avanti con Colonara, il passaggio per Johnson, ancora per il numero 11, è esattamente di Fico che ha segnato, e dunque 27-26 il recupero da parte della formazione Biancazzurra con una nuova azione d'attacco portata avanti da Sims, da Cooper, quel passaggio per il capitano Gianluca Pierici, il recupero ancora di Johnson, ancora Nardò in possesso di palla esattamente con il numero 6 Provenzano, palla recuperata ancora dalla formazione di Castellano Unita. Cooper in possesso della palla, su di lui c'è il pressing, il mas guscia bene, Cooper è incredibile, signori, tutto da solo, Besso abbiamo aspettato che lo speaker dicesse il nome del giocatore, comunque Deschamps Cooper riporta di nuovo avanti i biancazzurri, 28-27 passaggio per Johnson in questo momento. C'è il pressing sia di 13 che di Johnson, poi Dell'Anna, il vento del tiro da 3 punti e riesce, e siamo 29-28. Questo è stato commesso un fallo nei confronti di Deschamps Cooper. Adesso Dell'Anna pezzo di merda, intanto c'è c'è un cambio nelle file della Castellano Udos, esce Mattia Marchetti ed entra Denis Jovanovic. Primo ballo per il Lilloneo, adesso il pallone nelle mani del capitano Gianluca Trindici, adesso Cooper che imposta la nuova e solito attacco, 8 minuti e 20 alla conclusione del secondo quarto, l'andò avanti 30-28, Cooper in possesso della palla, il passaggio per Gianluca Trindici, poi per Milano Scarponi, ancora per Trindici, tenta di mettersi nelle mani avversarie, ancora 13, passaggio per Cooper, vediamo se riesce, no, recuperata ancora da capitano Gianluca 13, e ci saranno due tiri dalla lunetta per il capitano Biancazzurro. È indubbiamente una partita molto attesa da molti, soprattutto delle file Biancazzurro. Attenzione, c'è Gianluca 13 che ha svegliato il primo tiro dalla lunetta, siamo 28-30, sempre meno 2 nei confronti di Nardò. Adesso alla seconda tiro dalla lunetta per il capitano, non riesce neanche questa, ma recuperano ancora i Salentini, si imposta una nuova azione d'attacco con Dell'Anna, quel passaggio per Johnson, ancora Johnson in possesso della palla, poi viene commesso fallo, vediamo che sia no, due tiri o una rimessa, sì, è una rimessa per la formazione salentina del Pasca Nardoghi al secondo posto in classifica. Rimessa per la Pelvanda da Provenzano, passaggio per Colonara, a Colonara in possesso di pallone, per Dell'Ann, ancora Johnson, Johnson tenta di infiltrarsi nelle maglie avversarie, non ci riesce, palla recuperata immediatamente da Cooper che imposta subito la situazione d'attacco, ancora Cooper può decidere di effettuare la conclusione, arriva su Sims che mantiene il controllo del pallone, Sims tenta di cercare di perderlo, ancora il tiro, palla recuperata ancora dalla formazione salentina con il Colonara, il passaggio per Dell'Ann ancora, poi per Provenzano, Dell'Ann ancora, il passaggio per Greener, palla recuperata molto bene da Jovanovic, nuova azione d'attacco con la Castellana Udas, Cooper, Jovanovic, il passaggio per Gianluca 13 che tende il tiro da 3 punti, sì! E ci riesce, è il nostro capitano Gianluca, tenta Gianluca, il Biancazzurro, Gianluca, ma di nuovo dal gol, imposta la azione d'attacco con Johnson, subito ci sono Jovanovic e 13, Colonara, passaggio vertente per Provenzano, Provenzano tenta la fuga, non riesce, il recupero ancora dei Biancazzurri, meno con 13, poi adesso con recupero, attenzione, Scarponi potrebbe rischiare per fare il tiro, ci riesce per Gianluca 13, vedo la tira, si ripete, si ripete, è il nostro capitano Gianluca, il capitano Gianluca 13, che sta giocando veramente al top, è incazzato nero il capitano Biancazzurro e non ha tutti i torti ovviamente. Secondo quarto di questa sfida infinita, poi fallo e c'è infrazione di Pazzi da parte del numero 11 della formazione
Luca, Lillo, Leo. Di questa terza giornata di ritorno da Castellano Udas e Pasca Nardò. Secondo per l'inizio, attenzione, è stato chiesto time out da parte di Davide Oliver. Concluso dunque il time out, si torna in campo 6 minuti e 23 nel corso del secondo quarto, 34-30 per la Castellano Udas nei confronti delle Pasca Nardò. Cooper in possesso della palla, su di lui c'è in possesso della palla, voce Kelly Sevilla, il capitano Gianluca 13 nelle maglie avversarie a Cigliazza, Gianluca 13 a segno per i Cannibali, i biancazzurri, i fratelli di casa. Adesso è di nuovo il Pasca Nardò, c'è Kelly per terra, c'è l'attacco, il tiro della distanza da parte di Provenzano, 36-33, ma adesso si attende la reazione da parte della formazione biancazzurra. Giovanni dicevamo 32-33 per la Castellano Udas, ma Nardò è sempre viva, è lì sul pezzo, non vuole mollare, sta cercando comunque di tenere a testa i contatti avversari, ma per adesso viene duro Provenzano, passaggio per Colonara, tenta l'arrivo da te, non ci riesce, il recupero da parte di Lillo Leo, 5 minuti 8, ancora Cooper in possesso della palla, riporta ancora in avanti la Castellano Udas. Cooper deve provare a districarsi, tende comunque il tiro, non riesce alla toccata, fallo anche su Gianluca 13, ma recuperano di nuovo i Salentini, cercano di riportarsi con i avanti con Provenzano, il passaggio per Stella, poi per Stella, prova a cercare di riportarsi davanti, non riesce alla giocata, ma recupera ancora Polonara, fermato velocemente, ci trova dalla distanza, esce la giocata, il recupero ancora da parte di Stella per Nardò e si rivolta ancora in avanti e siamo 39-36, ancora un'altra prima dei Salentini che schivando pericolosamente sotto 4 minuti e 19, allora la rimessa per la Castellano Udas 39-36. Per Bishop!